Allora, Va Malika Yam bene, Malika Yam stasera. abbiamo chiuso, sì. Allora, Mastronardi. Sì, bello. Io sono solo un pochino preoccupata perché Perché? allora è larga perché Cesaroni, Dai, però famosissima, eh? Cesaroni. sì, il problema è che uno non associa il No, ma nome. figurati, dai. No, secondo me Ah, no. Chiediamo stasera. Malika Yam e la e Mastronardi. Mastronardi. Chi è la Mastronardi? È quella dei Quella di Cesaroni? Cesaroni, la Ah. ragazza giovane, quella presente. No, vabbè, io non guarda mai. Ciao, ciao Bibi. Ciao. Ciao. Chi c'è stasera con Malika Yam? La La Mastronardi. Mastronardi. E cioè? Chi è? È quella dei Quella di Cesaroni. Cesaroni. È quella, la Sì, ragazza, ho quella capito, ho giovane che ha fatto capito. anche. Quella di Qual Cesaroni. è la serie che fa adesso sulla Rai? No, quella su padre, sul figlio, 12 No, anni. chi è Giorni. quella che sta con la Yam oggi ospite? La Mastronardi, ragazzi. La Mastronardi. Ma Chi è? dove Ma è quella di ha lavorato? Non ho capito. Cesaroni, cioè, ragazzi, dai, ha fatto anche la fiction sulla Juno adesso, È Mastronardi. famosissima, Ciao cioè, ragazzi, tantissimo ciao famosa. Ciao. Francesco. Gli spieghi tu chi è la Mastronardi? Quella di Cesaroni. Oh, vedi. Come si chiama di nome? Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Anche Piero Guerrera ha un segreto. Per il suo contorno occhi, Piero usa niente. Niente, Pucom. Posizione. Buonasera Melissa, siamo pronti a cominciare, saluta anche il maestro che è lassù, Ciao. eccolo là. Lo so, adesso dobbiamo... la vedo, è già lì pronta, quindi andiamo dalla nostra Geppi Cucciari che ci racconta... Va bene, se... Ciao Vicky. Ciao, buonasera. Chi non viene stasera? Beh, prima di non dire chi non viene stasera, subito devo segnalare un caso, insomma, che ancora una volta sottolinea che Milano non è una città sicura perché è stato rubato il vestito della Moratti e ce l'hai indosso tu, alle prove, guarda. Come è venuta quando era vestita qua. È vero. Cioè, ti vesti come la Moratti. Ciao Letti. Ciao Letti, però lei non usa questi mocassini che hai tu? Così, No? ortopedici vogliamo mostrare? Ortopedici? Ecco, l'antinfortunistica proprio, eh. Sono delle scarpe molto comode che slanciano. No, lei era più sobria. Vicky, vuoi sapere chi non viene? Chi non viene? Ecco, allora, non verrà, non sarà con noi, Hosni Mubarak. Non ci sarà il presidente egiziano, per par condicio è andato a cena, anzi per meglio dire a un dopo cena, con una nipote di Berlusconi. Quindi non si sa l'evoluzione della serata come sarà. Non sarà con noi il gran fisico di Arnold Schwarzenegger, non ci sarà perché dopo la fine del suo mandato come governatore della California è subito tornato al cinema, sarà presto nelle sale con Terminator 4, Il semolino ribelle, che insomma è un film al quale tiene molto.
Non sarà con noi, infine, neppure Guido Bertolaso, perché mentre era a Napoli a dire che l'emergenza rifiuti era risolta, certo, se l'è mangiato una pantegana. Ciao Guido, grazie per essere stato con noi. Quindi Vicky, grazie, io mettiti mi sopra centro, il tuo nome, che è stato un grande aiuto, e grazie, vai in nebbia la serata. Grazie Geppi Cucciari, ci vediamo tra poco. E vabbè, alcuni ospiti scelgono di non venire in questa trasmissione, altri invece sì, e quindi io vorrei che la nostra Arisa introducesse il primo ospite. Prego Arisa. You and me, Alessandra Mastronardi, every day together. Abbiamo un problema con il ballo di Paride, vedo che quest'anno nessuno Aspetta, studia. Ma, perché non ho capito se è così o così. Perché dovrebbe essere al contrario? Non so. No, aspetta, aspetta. È così. Così. Pronta? Accomodati pure. Anzi no. No. Fermala. Okay. Allora, intanto ti mando a smazzare dalla nostra Melissa perché ti faremo il mazzo in onda. Che bello! Che bello, non vedi l'ora, lo so già. Vi ricordo che fino al 26 novembre anche Piemonte e Lombardia passano al digitale terrestre, quindi ci potete trovare sul canale 7 o 107. Bene, basta. Bene. Torno, ti chiedo. Ci accomodiamo, ma solo per levarci le scarpe, perché... Wow! Allora, tu sei famosissima per i Cesaroni, giusto? Sì. Chi se ne frega? Perché adesso io voglio, invece... Aspetta, scusa, è complesso, perché... No, no, ce la possiamo fare. Okay. No, perché io ho scoperto questa cosa. Tu facevi salto in lungo? Sì, un bel po' di anni fa, però... Se mi aiuti, mi fai un favore. Ma cosa sono, inchiodate i piedi? Vai, tira. Aspetta che c'è l'altra. L'altra. Vai. Vai, 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 vai. Vai, tira, tira, tira. Eccoci. Siamo alte uguali, tra l'altro, lo so, stavamo barando. Siamo basse uguali. Eccoci qua. Allora, bene, io voglio fare una gara di salto in lungo con te. Wow. Possiamo qua? Sì. Abbiamo un metro? No. Perché serve il metro se dobbiamo fare salto in lungo? Chi se ne frega. Allora, abbiamo una scritta qua. Sì. Proviamo a saltare o Victor o Victoria. Tu cosa puoi saltare? Ma io posso salto Victor. Eh no, io devo saltare Victoria, che non so fare salto in lungo. No, vai, bravo. Parte da là. No, vai tu per prima. Vai. Se, vado di qua. Allora. Aspetta. Aspetta che qua c'è la... Spostiamo questo? Pronto?
No, lo beh, so. Puoi saltare anche dal centro. Ah, si parte così dai blocchi? Sì, certo. Sennò... Ok. Aspetta, abbiamo il metro. Aspetta. Aspetta, per vedere quanto cavolo è lunga questa scritta. Allora. Qua è perfetto. Che cos'è questa roba qua? È 3 metri e 10. No, 3 metri, dai. Ok. Vai. Vai. Non lo faccio dal 15-18, te lo dico. Io ho mai fatto, figurati tu. Pronta? 1, 2. No, ho imparato. ma sarebbe la rincorsa. E che cos'è quella cosa che hai fatto? Scusami. Non ce l'ho spazio. No, ma perché hai saltato? No, e si salta con un piede solo, però vabbè. Hai fatto 50 centimetri, cosa hai fatto? No, da qua! Dall'acqua! Provo io! Vai! Ecco! Io che già per terra è saltato! Basta, va bene! Niente! Vabbè, niente, mi sa che toccherà allenarsi qua. Perché... per forza! Adesso basta, accomodati pure! Magari le scarpe le metto dopo! Ah no, dai, è così bello vederci e mettere le scarpe. No, dai, possiamo anche rimanere così, come vuoi. Okay, insomma. Oh, se sei più comoda è più bello. No, è più bello, inquadrate il mio piede, vedete quanto è bello. No, vi prego. Ma la cosa bella è che si annulla. Feticisti ai piedi, abbiamo i piedi col collant. Eccoli qua. Senti, adesso parliamo un pochino di te perché... Io so che nel 2008 tu hai vinto il premio Simpatia. Sì. Premio Simpatia, abbiamo qua dietro anche il logo e so che la seconda classificata ha mandato a fanculo la giuria, è vero? Con molta simpatia. Col sorriso sulle labbra. E poi scusami, chi è che è un pochino meno simpatica di te? Cioè, chi è che è arrivata seconda? Ma in realtà non era sulla... Ah, Barbara Alberti! Dai! Ma chissà, forse voleva fare Eva nei Cesaroni, non l'hanno presa. Non l'hanno presa? Ma c'è una seconda classificata o no? Ma del premio simpatico? Ma in realtà sì. Non è proprio il più simpatico, è un premio che dava il Comune di Roma ai personaggi che magari era piaciuto particolarmente alla giuria. Onestamente non ho mai capito il premio simpatico. Senti, tu sei famosissima, però sei ancora in quella fase famosa molto per quello che hai fatto, meno per il nome, nel senso che spesso e volentieri se tu dici Mastronardi, uno dice aspetta un attimo, chi è, qual è, poi dici Cesaroni, dico ah vabbè allora, ok. E vorrei capire, come si vive una popolarità che è più di faccia che di nome? Ma in realtà la capisco, perché alla fine non è che abbia ancora fatto qualcosa di così tanto rilevante come Cesaroni, quindi è normale che poi alla fine, essendo uscita con i Cesaroni, insomma, sia diventata Eva. Quindi. Però ci si convive più o meno. E certo. Per forza. Per forza. Però per strada so che ti fermano. Sì, sì, mi chiamano Eva, io mi giro ormai. Certo. Oppure siamo... Allora... A me per strada, figurati, mi chiamano Victor Victoria, quindi ci sono abituata. Lo so, Victor è il nome, Victoria è il cognome. È così. Senti, hai dichiarato che la tua Hollywood si chiama Garbatella. Io? Tu l'hai dichiarato. Ah, non me lo ricordo pure questa cosa, no. Giuro che... Sì, può essere. Può essere. Cioè, obiettivamente, Cesaroni sono fatte la Garbatella, quindi... Sono ambientati nella Garbatella, quindi probabilmente... Possiamo dire assieme che è un po' una puttanata? È un po' una puttanata, è una puttanata. No, dico anche a tutti gli amici in ascolto, come se dicessi la mia Detroit è, che ne so, Albogasio. Ma perché? No, effettivamente non so. Non ha molto senso questa cosa qua. No, in effetti no. Vabbè, tornando ai Cesaroni, tu devi sapere che, come dire, è diventato talmente famoso che ne parlano anche a Beautiful. E te lo dimostro, ti faccio vedere. Thank you.
Ehi figliuoli, ho scaricato la prima serie dei Cesaroni. Hai visto che gnocca la Mastronardi? Ma chi se ne frega, ci hanno copiato questi qui. Ah, i Cesaroni. Fanno i moderni con la famiglia allargata. Noi sono anni che ci facciamo tra noi. Vado a farmi mio nonno. Noi siamo una famiglia tradizionale. Ma zitto, idiota. Che ci chiamiamo tutti tipo e tipa, perché il nostro albero genealogico è un bordello. E in più loro sono della Garbatella. Parlano in romanesco, annamo, ah, bella che ti credi che non so de Borgata? Ma mamma è ammazzato della palazzina tua. Ah, ma e io di chi so figlio? De una mignotta, per ora. Levate dalle palle, se no terzo per le orecchie e te mostro come la coppa campione. Ma me porti al centro commerciale? Sto a fa' la cola. Voglio comprarmi la maglietta con Ilaria e Cottotti. La voglio regalare al fidanzato mio. È tanto caruccio. Ma te non sei la donna delle pulizie? Andiamo bene. Facciamo ordine. Ridge, sei figlio mio. Torno, me te ci hanno mannato le suore e te... Non mi ricordo chi sei, ma t'ho avuta con Amendola. Claudio Amendola. È così. Sono tutti ossessionati ai Cesaroni, ma è un vero e proprio fenomeno, possiamo dirlo. Beh, sì. Ha avuto un enorme successo, ha un enorme successo, e al punto che sono stati creati dei gadget anche. Ne vediamo qualcuno, e ecco qua, abbiamo gioco ufficiale, le magliette, cos'è? Aspetta un attimo, riesco a salire l'orologio, il cappello, Kiwi, il diario, il vino, il pullman. Era per la presentazione della quarta serie, e poi l'abbiamo levato il pullman. Meno male, perché mandarlo a casa, e la sativa ci... Dai! Però allegri e regolare, eh? Allegri e regolare c'è scritto. Esatto, allegri e regolari è uno scherzo stupido da potremmo parte del grafico. Beh, secondo me, guarda, con tutta quella roba lì. Senti, tu sei di origine napoletana. Sì. Ecco, e hai dichiarato che quando litighi con tua mamma, litigate in napoletano, giusto? Sì, beh sì, sì. Ecco, mi fai vedere come... Come si fa? Come litighiamo? Dobbiamo litigare? Dobbiamo litigare? Io diciamo che, non so, se dalla regia mi mandate forse una... Io dovrei fare forse tua mamma. Fai per i mamma. Prossimi 18 secondi, la parte della madre napoletana di Alessandra Mastronardi sarà interpretata da Vittoria Cabello, che però non sa il napoletano. Ecco. Lo vogliamo fare in piedi? Sì. Ma sono in piedi. Allora, per scusate. Cosa litighiamo? Non lo so, io... Ma è stufato, come si fa a far dormire l'anima che va sugna? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ti piace un presepe? Ma è novembre, mamma, non è dicembre, ma che stai dicendo? Questa casa non è un albergo! No, è Cre! H! Cre H! Nessuno è fesso! H! Sei sicura? Sono sicura! E che mi pigli per il culo? Io! A mia! Ma non ci penso proprio! Ma sei siciliano! Mi sa che... È un po'... No, troppo giù, vai su, torna su! Vado su! No, troppo su! Insegnami perché... Ah no, troppo su è milanese! Uè, cici! Aspetta! No, ok, fammi vedere! Torniamo giù! Torniamo giù! Vai tu? Aspetta, mi sto a fare romano però, aspetta. Aspetta. Più giù? È più giù del romano? È più giù del romano. Ok, più giù del romano. Uè, ma non hai capito, ma che stai dicendo? Ma perché ce l'hai con me? Io? Io? Ce l'ho con te? Sì. E perché? Sì, una mala femmina. A me? A te? Sto sfumata! Per favore, Anna, vediamoci, per favore, Anna. Veramente, veramente brave, entrambe credibili. Ci sono Totò e Peppino che si stanno rivoltando nella tomba.
ancora con questa. Cosa vuoi? Ah. Cado anche da ferma. Vieni, Geppi. Cosa vuoi da me conciata così, tra l'altro? Io no. Mi alzo, sa mai. Fallo tu con lei. Il napoletano, vai. Ma io non lo so fare, infatti non l'avrei mai. E neanche io lo sapevo fare, l'ha detto la voce. Ma si è visto che non lo sai fare. Io lo so che non lo so fare. Sei un'attrice, improvvisa. Dai, vai. Improvvisiamo. Vai, lei ti spiega su e giù, perché rispetto al sardo è più su o più giù. E magari durante la litigata lanciate anche la pubblicità, non so. Oh, yeah. Oh, guagliona. Una cosa te tengo da dire. Ma che non ho capito che dialetto stai facendo, però. Che ne so io? Io abito a Napoli, ma, ma alle porte di Napoli. Alle porte, quindi. Stai a Secondigliano? Secondigliano, con gli stai amici miei. E sta a Fragola? A Fragola. Ah, okay, dove c'è l'Ikea, ah. Perché io compro la Billy. La Billy di Napoli. La Billy di Napoli è un po'. È differente. Ma chi sono, la madre o la vicina cretina? Chi sono? Chi sto interpretando? Puoi lanciare la pubblicità? Litigando potreste lanciare la pubblicità? Fallo tu, perché io non lo so, cioè, fallo tu. Ma proprio io lo devo fare. A casa mia questa. Sì, un'attrice, se lo premio simpatia, con la simpatia napoletana, chiamo la pubblicità. Pubblicità, eh. Bentornati a Victor Victoria, siamo in compagnia di Alessandra Mastronardi, nostra ospite questa sera. Alessandra Mastronardi, che per rispondere al tuo Luca Lamorati si è vestita da Laura Ingalls, complimenti, complimentoni. Saluto. Prego. Alessandra, una ragazza davvero, io la seguo da tempo, una ragazza anche molto sensibile, pensate, amatissima, apprezzatissima, però questo piccolo pudore non va a controllare quello che scrivono su di lei nei blog, perché ha paura di leggere cose terribili. Non ci vai, non ti preoccupare, ci sono andata io, vediamo cosa scrivono. Allora, espressiva come un portasapone, ha la sensualità di un guardrail. Se quella recita, allora facciamo fare un film pure alla Cabello. Guarda la cattiveria della gente. A giudicare dai nickname, però devo un po' tradirmi. Le ho scritte io quelle cose, Alessandra. Le ho scritte io. Anch'io non vado a guardare. Le ho scritte io perché non sopporto che nei Cesaroni non ci sia un ruolo per una sarda. Io avrei tranquillamente potuto vendere in fiaschettina del Canonau. Ci puoi mettere una buona parola per me? Ce la fa, No, perché non ci sei più, la farai, non ci sei più. Al momento sei andata via per motivi che adesso non stiamo qua a investigare. Sei andata via, ma un'anticipazione: tornerà tra 6 puntate, però sarà bionda, avrà perso la memoria e si sposerà con Thorne dopo averlo sparato. Che comunque fa sempre moda. Allora, cara Ale, vado a leggerti il sondaggio che ti riguarda. Da bambina Alessandra Mastronardi sognava di fare la maestra e per esercitarsi insegnava alle piante sul balcone. Secondo lei dà più soddisfazione insegnare a un geranio o a Renzo Bossi? Un geranio per l'80%, abbondante degli italiani, ha in sé una maggior garanzia di successo. Hai poi proseguito? Hai delle begonie scritte all'università adesso? Ma così improvvisi ancora quei ficus Benjamin che hai in casa. Comunque vediamoli a confronto, i due soggetti qui sopra citati. Ecco qua, c'è da dire che comunque uno tiene le sue radici. Si somigliano? Sì, anche proprio a livello espressivo. Comunque c'è da dire che uno tiene le sue origini, le sue radici e ha vitalità. E l'altro è Renzo Bossi invece. Li distinguiamo così. Alessandra Mastronardi ha detto che su un'isola deserta porterebbe con sé un iPod e un computer per vedere tanti vecchi film. Glielo dice lei che su un'isola deserta non c'è l'elettricità? Quasi il 50% risponderebbe volentieri di sì. Non ti vorrebbero rovinare la sorpresa il 52% quasi per cento degli italiani. Ma salmi! Eh sì, ti vogliono lasciare là.
In secondo me invece io so cosa ti vorresti portare dietro, un collega di lavoro per fidanzartici, perché so che hai questa caratteristica, lo sai Vicky, lei si fidanza con tutti quelli con cui lavora, per educazione forse anche probabilmente, per non ledere la loro sensibilità. Si è fidanzata nella sua carriera, diciamo, con Eros Galbiati, con Vinicio Marchioni e adesso sta con Marco Foschi, che sembrano nomi di fantasia, invece no, sono i nomi dei suoi fidanzati nonché partner di lavoro, giusto? È vero. L'unico attore con cui hai lavorato non ti sei fidanzata, Riccardo Scamarcio. Forse perché non è un attore? Forse? Non lo sapremo mai, non rispondere. Lasciaci nel dubbio. Dai. No, no, mischino, no. Nel tuo prossimo film vediamo se sei veramente una donna di parola, se è vero che ti innamori dei tuoi colleghi perché hanno l'anima pulita, perché noi ti auguriamo questo compagno d'avventura. Vediamo, oh, vediamo come andranno le cose. Alvaro Vitali. Come? Che film dovrei fare con Alvaro Vitali soprattutto? Ma era una battuta, devi rispondere seriamente, non devi rispondere seriamente proprio a me. No, era così per capire. Allora, Alessandra Mastronardi sogna di fare un film che passi alla storia e dice di essere favorevole alle droghe leggere. Secondo lei è più facile che passi alla storia o passi una canna? Guarda, guarda il risultato sorprendente. L'80% comunque fa riferimento, diciamo, alla goliardia, insomma, delle droghe leggere, ti vede molto generosa, anche perché tu hai dichiarato di essere favorevole alle droghe leggere anche se non fumi, hai detto. Beh. È come essere favorevole al sesso in autogrill e non avere la patente. Comunque, cerchiamo di vedere il lato positivo di questa risposta. Il 21,3% è convinto che tu passerai alla storia. Tra l'altro hai dichiarato anche delle cose che dimostrano anche la tua, insomma, apertura mentale. Sei favorevole non soltanto alle droghe leggere, ma anche alla procreazione assistita, ai No Global, ai Pax e al matrimonio gay. Cioè sembra un programma politico il tuo. Anzi, guarda, secondo me sei già pronta per candidarti. Alessandro Mastronardi, sempre meglio di Bersani. PD, non sappiamo dove sbattere la testa. Secondo me, guarda, puoi avere successo. Così giovane, se mi entri in politica magari puoi anche arrivare a puntare dritta al Quirinale, ed ecco qua, c'è la locandina pronta. Romanzo Quirinale, con te, insomma, col nostro presidente. No, ma va di moda. No. Con Giorgio Napolitano e Alessandra Mastronardi. Comunque, cara Ale, se ti candidi io ti voto. Se posso anche aggiungere una cosa riguardo, insomma, al tuo programma politico molto liberale, voglio dire una cosa alla quale tengo: forse amare le donne è sempre meglio che essere gay. C'è da dire che un gay per andare con una donna non la paga, anzi non ci andrebbe manco gratis, ma questa è un'altra faccenda ancora. Ciao Ale. Ciao Vicky. Ogni riferimento è puramente casuale. Senti, io so che tu non vedi l'ora di farti fare le carte. Te le hanno mai fatte? No. Non ti hanno mai fatto le carte? No. Non sei curiosa? Da morire. E allora ti mando dalla nostra Melissa che ti farà il mazzo. Prego. Ciao, guarda, rispetto al quadro che è venuto fuori della tua smazzata, gli ambiti sono due: il lavoro e la relazione sentimentale, che convergono nel senso che tu a un certo punto sarai costretta, ma costretta da una tua esigenza forte che sentirai in un certo momento, di fare un corso di recitazione, di non so, appunto, che ha a che fare con lo spettacolo, molto probabilmente all'estero, non in Italia. E sarà a quel punto che con il tuo fidanzato probabilmente ci sarà un periodo di tregua, data appunto da questa tua esigenza di andare lontano e cercare, non fortuna fuori, perché la fortuna evidentemente ce l'è qui, però cercare un modo diverso di esprimerti fuori. E sarà un percorso per te fondamentale, perché forse sarà proprio quel percorso che ti darà alla storia come la tua vocazione. Alessandra, tu hai qualche domanda? Hai qualche curiosità? Wow! Puoi anche mandarla a c***o, mi rendo conto che ha appena detto... Ma non ho capito, in questo corso all'estero ritrovo l'amore? No, l'ho già trovato. No, perché non te ne fregherà niente. Ah, non me ne fregherà niente. Cioè, no, diventerò... quindi cerca anche di consolare lui su questa cosa, ci sarà un momento di tregua con lui. Cioè, ma... tregua vuol dire... tregua, non fine. E poi torno e ritorno anche... No, no. No, guarda, a quel punto te ne fregherà poco. Me ne fregherà veramente. Poco. Vabbè, speriamo che non stia guardando. No, chiedevo... No, no, non corna. Non corna. No, non corna.
No, vuoi crescere. Vuoi crescere, okay. Vuoi dare un senso a quello che stai facendo. Ah, ok. Vabbè, magari glielo dico io con calma. Non glielo dico. Va bene. Riaccomodati. Allora, senti, io so che tu hai un appello da fare, una cosa alla quale tieni moltissimo. Beh, sì. Allora, vieni con me. Sono chiaramente contenta di darti la possibilità di fare questo appello. Tu non sei un'attrice che sfiata, vero? Ogni tanto, infatti mi sono riconosciuta moltissimo in quello che ha detto Battista. Veramente? Ogni tanto termosifone anch'io. Quindi ogni tanto tu abbassi la voce e non si capisce un cavolo di quello che dici? No, è vero, ha ragione, ogni tanto esagero. Visto? Lo sapevo. Però io so che avete altri problemi, soprattutto sì. Voi che fate le serie televisive, quindi le fiction, e quindi io chiederei una luce d'atmosfera e anche una musica adeguata. Metto qui io. Prego. Ciao, sono Alessandra Mastronardi, l'attrice dei Cesaroni. Beh, c'è un morbo che si è impossessato della fiction italiana. È il morbo della verosimiglianza che va a puttane. Beh, non so se voi avete fatto caso, ma nella fiction i personaggi, quando escono di casa, non chiudono mai la porta. Non spengono la luce, non chiudono il gas, non chiudono proprio la porta a chiave d'ingresso. C'è gente che esce, gente che entra, non si sa da dove. Beh, per esempio, non so se voi avete fatto caso, ma avete mai sentito in una fiction italiana il bip bip dell'antifurto della macchina? No, perché? Perché non lo metto mai. Quindi io volevo parlarvi di questa cosa, perché la cosa più importante che in realtà mi preoccupa e di cui voglio parlarvi questa sera è che i personaggi delle fiction italiane non vanno mai in bagno. Ecco. Io nella mia vita vado in bagno più o meno 2 o 3 volte al giorno se non bevo troppa acqua. E invece nella quarta serie dei Cesaroni non sono mai andata una volta al bagno. Sì, ogni tanto mi faccio tante docce, ma al bagno non ci vado mai. E poi, ci dicono che noi attori abbiamo soltanto un'unica espressione. Te credo, non vado al bagno da 4 anni. Cioè, non lo so. Provate a stare così tirato, in tensione. E poi un attimo che ti rilassi e va via tutto. Non va bene. Quindi, stando a questi dati drammatici, quasi tutti i personaggi delle fiction italiane dovrebbero avere più o meno una vescica grande quanto un boiler. Più o meno. Però la cosa che in realtà più è a rischio è l'emulazione, perché milioni di italiani stanno smettendo di andare in bagno per emulare i loro beniamini che vedono nel piccolo schermo. Quindi, domenica, signori, in tutte le piazze italiane io andrò in bagno. Che bisogna dire no, dobbiamo dire no alla prostatite da fiction. Insomma, sceneggiatori, lasciate che i personaggi si liberino come vi liberate voi. Sceneggiatori della fiction italiana, in nome della verosimiglianza e della credibilità, almeno una volta in una fiction, vi prego, mandateci a cagare. Fantastica, grazie veramente di cuore. Grazie. Accomodati pure. La grazie. Saluto. E quindi a questo punto, senza pause, io farei entrare il nostro secondo ospite, Malika Yan. Scusate, allora intanto benvenuta, ciao Malika. Allora, io ho dei problemi di deambulazione questa sera, ma Malika, prima di entrare mi hai detto che tu riesci a fare, cioè non sai fare il ballo di parete, ma sai fare il motorino. Il motorino, specialità degli anni 90. Ok, allora... Vogliamo riprovare con la musica un pezzettino? Il motorino di parete.
Non è male, funziona. Perfetto, grazie, ci piace la variante. Accomodati pure. Come va, tutto bene? Abbastanza. Sì? Ti trovo in forma, ti trovo benissimo. Vedo alle tue spalle Arisa, vi conoscete voi perché... Sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Avete fatto insieme Sanremo, due volte. Sanremo, esatto. Allora, adesso Arisa ha preparato un brano per introdurti questa sera e quindi io ci darei la parola a te, Arisa. Sei pronta? Sì, sì. Perfetto. Friday night and the lights are low. Looking out on the place to go. Where they play the right music. Getting in the suite. You come to look for King. Anybody Malikaya. Night is young and the music high. With the beat of rock music. Everything is fine. You're in the mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from my tambourine. You can dance, you can jump. Ma da panico, vedi? Hai visto? Grazie. Anche io sono molto molto contenta. Secondo me sta facendo un lavorone. Molto figa. Grazie. Tra l'altro, appunto, dicevamo prima, tutte e due siete state a Sanremo e volevo capire, Malika, tu ci vai quest'anno? No. Ma vi siete messe d'accordo? Perché anche Arisa non ci va quest'anno. No, no. E quindi cosa fate? A febbraio cosa fate qui? Tornate qua? Oppure andiamo in vacanze, Irene, andiamo, facciamo la crociera sul Nilo, quella che si fa a febbraio, sarebbe male. Io, lei e i vecchi olandesi. Quindi un anno, diciamo, sabbatico da Sanremo e dopo si riprende forse l'anno successivo. Ma, vediamo, vediamo, ma è sempre la regola, se abbiamo una bella canzone, almeno per me, se ho una canzone che vale la pena, per cui vale la pena fare una settimana di corse. Di corse matte. Allora, mi stanno ricordando dalla regia che dovresti andare dalla nostra Melissa, che è là pronta per smazzare, perché ti faremo il mazzo durante la puntata. Ok, perfetto, grazie. Devo ecco, stare qui? No, puoi tornare qui. Te, sì, sì, no, perché faremo delle domande alla nostra Melissa, però serviva che smazzassi tu. Tra l'altro, Melissa, già che siamo in argomento Sanremo, l'anno prossimo, cioè quello dopo, saltiamo un giro, 2012 per intenderci, quando ci sarà la profezia... Ah, no, forse non ci sarà più Sanremo... Aspetta, no, però... Ce lo mettiamo ancora perché... 21 dicembre del 2012 potrebbe essere l'ultimo Sanremo del mondo, quindi con le vediamo polemiche se su quello ipotetico del 2013 già comprese. Che cosa? Cioè, perché se la profezia dice il 21 dicembre del 2012, facciamo in tempo già avere le polemiche su quello eventuale del 2013. Esatto, però se c'è la fine del mondo, secondo me quello solo polemica, niente Sanremo. Esatto. E quindi vediamo come andrà. Nel 2012 loro due andranno a Sanremo? Sì, andranno... Pure io. Sì. In entrambi i casi,
troveranno due collaboratori, uomini, sì, molto, molto precisi per quello che è il loro percorso, per quello che è la loro vocazione, e quindi riusciranno ad andare a Sanremo anche con due grandi pezzi. Wow! Ragazzi, io guarderò Sanremo solo per voi due e basta. Chi vincerà? Purtroppo vincerà un uomo molto giovane. E io so già da dove viene. Scusami, non ho Io sentito. So già da dove viene. Ah, scusami, da dove arriva? Da dove sono arrivati gli ultimi due? Da dove sono arrivati gli ultimi due? Amici? Vittoria. Ah, va così, è una giornata che, scusate, dovete proprio mettere i sottotitoli, io non capisco niente. E non è l'unica giornata, diciamo, in cui non capisco niente. Ah, ok, secondo te arriva da Amici il prossimo vincitore di Sanremo del 2012? Può essere. Cosa dici, Malika? Che può darsi. Sì, eh? Possibile, è un'eventualità. Sennò da... che però non ti fa molto piacere, lo vedo dalla tua faccia in questo momento. No, ma tanto io farò un'altra crociera sul Nilo anche. Direttamente, va bene. Senti, allora, a tutti gli ospiti di solito noi facciamo la googolata, l'abbiamo fatta anche per te. Oh, e sì. Quindi voglio vedere su Google le immagini di Malika. Eccole qua. No! Ma tipo, guarda quella che è orrenda con il baschetto, il primo Sanremo, che non... Quello... Ma è l'orrore. Beh, bello, vero, eh? Però, dai, bei ricordi. Cioè, ecco, la cosa che si nota qui, perché te lo devo dire, di solito quando facciamo la googolata sulle donne, spesso e volentieri, se appartengono al mondo dello spettacolo, esce la googolata un po' faccia da porca. Invece... neanche qua, quando ci provo, Non è, no, cioè... tu non ci provi neanche qua con la faccia da porca, però si vede una cosa, tantissimo, si vedono le tue mani, perché tu sei una molto fisica, no? Cioè, ti piace comunque usare, tanto, esatto, usare le mani, usare il corpo. E quindi ricordi un pochino Mina in questo, devo dire, perché lei aveva, no, questa... Cioè, le faceva, vabbè, con una discreta eleganza, io sono, cioè, sembro un vigile, cioè. No, non è vero. Tra l'altro, io ho scoperto anche questa cosa, che tu hai fatto un corso di gestualità. No, ho fatto uno Stanislavski per imparare a dare un senso a quello che facevo, cioè cercare di dare... Cioè, corsi di gestualità, accidenti, avrei fatto veramente delle lezioni per nulla. No, cercavo di dare un senso al palco, perché prima mi nascondevo proprio tanto dietro l'asta. Adesso riesco quasi ad arrivare al pianista durante i concerti. Quindi è un po' una fatica, cioè, perché non è facilissimo comunque, quando uno deve cantare, mi immagino, trovare... Dare un senso alla propria presenza fisica, proprio perché... E, cioè, finché canti tutto va bene, stai cantando, puoi anche concentrare la tua attenzione, di conseguenza quella di chi ti guarda. Ma quando hai finito, cioè, se non parli come me, che col pubblico, cioè, finisco col dire delle cose talmente imbarazzanti che poi non tornano più. Tipo, una volta ho finito dicendo: ok, il concerto è finito, potete andare a fumare. Le uscite di sicurezza sono queste. Fatti post, sei fatto l'annuncio. No, ma, cioè, poi ero lì che volevo aprire la botola da sola, no? E sprofondare. Però, tu a Risa invece cosa fai? Tu che ti muovi tantissimo sul palco, dove le metti le mani? Io mi muovo? No. Era io adesso un po' sì. Negli ultimi concerti mi sono mossa di più. E cosa hai fatto? Però io vorrei, vieni con me Malika, perché secondo me, allora, dicevamo, il problema qual è sostanzialmente? Una volta che finisci di cantare, poi tu hai finito, d'estate muoi un po', e ti blocchi. Ma adesso molto meno, no? Però all'inizio era proprio... Grazie. Ok. Abbiamo pensato, no, perché io ho fatto un piccolo corso, è un fai da me, un fai da te, non so come chiamarlo, però è semplice. Ho una serie di posizioni che vorrei suggerirti, di modo che quando smetti di cantare o finisci di cantare, a un certo punto tu comunque puoi fare delle cose che abbiano un senso sul palco, oppure no, vedremo. Allora, la prima è semplicissima. Puoi fare la posa un po' elegante, disimpegnata, della donna comunque che... Tra l'elegante e il sicuro, capito? La donna che comunque, niente, ha finito di cantare.
Che è sempre meglio che tenere le mani così. Ok, quindi questo qua questo è... stop, se no no. Esatto. Poi può esserci un'altra cosa che è un pochino più elaborata, però secondo me può funzionare se sei comunque in vena di... Finisci di cantare e ti metti qui. Proviamo. Ma poi il batterista che non mi lavora più. E ti dico, c'è una variante su questa, perché se sei particolarmente felice, quel giorno puoi anche fare così. Questo io non lo so fare, però. Questo così? Non mi viene. Torna al motorino io, che no, è meglio. Il motorino. C'è l'ultima, che secondo me può dare soddisfazione, soprattutto ai fotografi lassù che sono già pronti, ed è questa. Ma questa, cioè, come ho fatto a non pensarci prima? Questa è come ho fatto a non pensarci prima? Che poi puoi iniziare qualunque pezzo dopo questo, cioè, esatto, dopo questo. No, ma questo può essere anche a fine esibizione a Sanremo, esatto, poi, capito, poi è naturale. E secondo me è proprio la classica posizione da, non so, pagina di Repubblica, no? Perché è chiaro che finisci su Repubblica.it se ti metti così a Sanremo. L'arte, sì, concettuale di Malika Ayed. Esatto, perché poi dopo stanno a elaborare, chissà cosa voleva volete dire. Volete comunicare che c'è un, in fondo, niente, c'è un equilibrio perfetto tra l'anima artistica sofferente e... e lo spirito selvaggio. Vedi, no, questa è la poesia. La poesia, perché nella mia testa era non mi funziona Bluetooth. Ma proprio, lo so, era molto basic. No, sai che una volta in concerto facevo un cambio d'abito, quindi dal nero al bianco, e il giorno dopo lessi sulla rassegna e Malika passa dall'oscurità alla luce, ma dalla sofferenza alla voglia di darsi al mondo con gioia. Io, il bianco, a me piace il bianco e il nero. Dove avevi messo le mani? No, ero in modalità cubetto così. Ah, ecco, vedi, allora, no, però è fantastico perché ogni volta devono interpretare o trovare comunque dei significati che poi chi se ne frega. Va bene, allora, adesso... parliamo del fatto che tu sei per metà italiana e per metà marocchina, no? E hai detto che spessissimo ti senti più italiana in Marocco, giusto? Ma diciamo che mi hanno abituato, no, mi hanno abituato a farmi sempre, cioè, soprattutto quando ero più piccola. Questo è a San Marino come ti senti? Scusa, a San Marino comunque sia profuga. Profuga. No, dicevi? No, che cioè, quando ero piccola più che altro mi mettevano sempre nella condizione quando andavo a scuola magari, ma tu che sei marocchina, invece quando andavo in Marocco, ma tu che sei italiana? Poi in realtà sono milanese con l'accento, ormai neanche più tanto l'accento, però... E quindi ti sei, cioè, sei italiana, sì, a tutti, sì, gli, sì, effetti. Sì, sono milanese. Esatto. Assolutamente. Senti, io a questo punto farei entrare la nostra punta di diamante, una delle punte di diamante che... Niente, seduta, non so cosa sta facendo. A punta di diamante entro. La nostra Jackie Cucciari. Ciao Vicky, buonasera, Malika. Ciao Jackie Cucciari, Malika. Come va? Bene. Tu? Ma insomma... Ti stai guardando, la risposta? Me l'hanno scritta. È la domanda la faccio. Come sta? Allora, do il benvenuto a Malika, insomma, questo che sembra un nome d'arte, come Arisa, come Gazebo, Scialpi, così, nomi a caso nella notte. Nomi scelti anche in qualche modo per favorire le definizioni della settimana enigmistica. Cantante vestita come sette spose per sette fratelli e pettinata come Megaloman con la fiamma di Megalopoli. Malika! Quando c'è la cappa di mezzo, uno ha difficoltà. Salutiamo tutti quelli che si ricordano chi era Megaloman. Te lo ricordi? Che era un bellomino. Malika, come appunto dicevate, è italiana a tutti gli effetti, però il papà viene dal Marocco ed è forse il secondo prodotto marocchino più amato in Italia, dopo questo. Che insomma, che è un altro tipo di prodotto. Cos'è? È la sedia che c'è alle spalle, che proprio è... la fanno Marocco, proprio nell'interno del
Marocco. È una sedia illegale, quindi. Poi questo sono dei blocchetti in calcestruzzo, ma credo che faccia una molta più allegria del calcestruzzo. Non fate finta di non aver capito, ci sono i cani della finanza qua fuori. Allora, di Malika sappiamo tante cose, anche che ha cominciato cantando ai matrimoni come Gigi D'Alessio, che ha fatto la pubblicità per i telefonini come Totti, e che ha partecipato due volte a Sanremo come chiunque qua dentro. Chiunque faccia la cantante qua dentro, tranne Melissa, che invece è già in lizza per partecipare con gli altri bambini a Ti lascio una canzone. Ti passo, quando fai quella faccina mi stai per interrompere. Posso? Prego. Sei felice di questo, Jack? Che tu mi stia per interrompere per piegarci alle regole del commercio? Certo. Ma, insomma. A tra poco dopo la pubblicità con Malika Ayane.